Due romeni, Alexandru Palan e Bibol Ciprian, sono stati arrestati dai carabinieri dell'Aquila per furto aggravato e ricettazione, trovati a rubare nei cantieri della ricostruzione dell'Aquila, in particolare in un cantiere del centro storico in via Sala. A coordinare l'operazione è stato il capitano della compagnia dell'Aquila, Francesco Nacca. I due sono stati colti dai militari in flagranza di reato. Avevano appena sottratto da un palazzo che stava per essere restituito ai proprietari dei punti luce completi per un valore di circa 5.000 euro. Nel corso però della perquisizione nell'abitazione di uno dei due romeni è stata trovata altra merce sottratta in appartamenti ristrutturati che stavano per essere riconsegnati ai proprietari. Un gran numero di caldaie, materiale edile elettrico, maniglie di porte per un valore che i carabinieri in queste ore stanno ancora quantificando. In pratica i due spogliavano gli appartamenti in via di restituzione ai proprietari, appena ricostruiti, con materiale e finiture nuove di zecca. I due romeni avevano precedenti penali, uno dei due risiedeva in città, l'altro senza fissa dimora.